è colpa di quello! È una vergogna! Si devono vergognare! Non è possibile trattare le persone così! I cittadini che li hanno votati, i cittadini che pagano le tasse, non è possibile che trattano così! E allora noi scendiamo in piazza! Ieri, l'altro ieri, oggi, domani, continueremo! Perché siamo l'ultimo baluardo insieme a voi, non possiamo mollare. Noi chiediamo a tutti i sindaci di farsi promotori di questa battaglia, perché non è solo una, non è un'avvertenza di lavoro, non è una fabbrica che apre e c'è una crisi. Qui è un investimento di un paese, è la possibilità vera di uno sviluppo di una regione. Noi gli abbiamo chiesto di tutto, siamo disponibili a sederci con loro e dire: vogliamo fare una riforma che elimina gli sprechi, ma gli sprechi non è quel 1.000 euro al mese che prende il lavoratore forestale, gli sprechi sono i vostri che state in quelle poltrone a ciongularvi senza capire, senza scendere in piazza a confrontarvi, a prendere le critiche. Dobbiamo anche fare questo. Un consiglio regionale degli indagati. Un consiglio regionale degli indagati. Si sono praticamente presi tutti i benefici. E ogni volta che ci incontravamo sembravamo che ognuno di loro era il Presidente della Repubblica. Per vederlo dovevi chiedere il permesso. Queste sono le questioni che noi stiamo denunciando. E poi la nostra avvertenza. 4.400 lavoratori per un territorio che per il 70% è un territorio montano. Gli abbiamo detto: eliminiamo gli sprechi. Sapete qual è la risposta? Sindaci che siete presenti, ve la voglio dire: noi vogliamo passare i lavoratori forestali con i comuni. I comuni sono in grado di pagare i lavoratori forestali. Questa è la proposta di Caldoro, l'ha messa anche per iscritto. A voi vi risulta che c'è stata una rivolta in consiglio regionale? Qualche consigliere regionale si è legato? Mi dispiace, qualcuno ha accennato, dobbiamo dire la verità, anche lì fare delle distinzioni, qualcuno ha accennato, però erano soli. La stragrande maggioranza sembra che i lavoratori forestali non esistano, non esistono. Quindi guardate, noi dobbiamo fare un patto vero con tutte le istituzioni locali, ma non che ognuno si sveglia la mattina e cerca di fare un'iniziativa, ma mettere tutto assieme, come stiamo facendo. Oggi siamo ad Avellino, domani a Caserta, dopodomani a Benevento, giovedì a Salerno e venerdì tutti a Napoli. Perché è lì che si gioca la partita. E poi vi dirò anche quella prospettiva che noi stiamo cercando di portare avanti come organizzazione sindacale regionale. Ma noi dobbiamo andare lì, perché dovete sapere che i 180 milioni del triennio 2012, 2013 e 2014 che hanno avuto solo il 30% delle comunità montane non sono soldi della regione, non sono soldi della regione, sono soldi che arrivano dall'Europa, che non sono stati spesi e sono stati riprogrammati, e il ministro Barca con l'intervento delle segreterie nazionali è riuscito a farlo mettere. E vi ricordate quella notte del 2011 dove noi siamo stati là sotto e siamo riusciti a portarci almeno questi a casa, perché nemmeno questo volevano inserire nel bilancio regionale? Vi ricordate quella notte del 30 di dicembre che noi stavamo là sotto e il consiglio regionale diceva che non potevano essere utilizzati i FAS, se non avevamo nemmeno quelli, non c'erano nemmeno queste possibilità di questi soldi, che non ci mandano, e accusano i sindaci, accusano le comunità montane, accusano i tecnici. Noi dobbiamo pretendere. E poi un'altra cosa squallida: hanno messo i lavoratori gli uni contro gli altri, gli ODI e gli OTD, i lavoratori forestali contro i lavoratori pubblici, uni contro gli altri, lo stanno facendo scientificamente. Noi dobbiamo chiaramente dire che vogliamo le risorse necessarie affinché tutti abbiano dignità. I lavoratori OTI prendono lo stipendio, i lavoratori OTD, ma i soldi ci devono essere.